Allora, buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi a questa prima giornata di avvio del progetto Life Supposto. Grazie ad Anna, grazie a Massimo, grazie all'ingegner Venditti che ha fatto un quadro esaustivo e perfetto e calzante proprio con l'obiettivo del nostro progetto. E siamo felici che il nostro progetto sia calzante con gli obiettivi del Ministero. Io sono Barbara Laporta, insieme a Tiziano Bacci, il mio collega, coordiniamo questo progetto a cui vorremmo dare l'inizio così. Marco. Grazie, ci sembrava un messaggio, diciamo, il messaggio fondamentale da mandare. Prendiamocene cura, è importante la posidonia oceanica e l'ingegner Venditti ci ha fatto capire anche quanto è importante e quanto viene rispettata anche nell'ambito delle procedure AVIE. Io vi darò soltanto dei brevi cenni, diciamo, sottintendendo, immaginando che buona parte di voi già conosca che cos'è e quindi è il suo ruolo. La posidonia oceanica è una specie endemica del Mediterraneo ed è una delle specie più importanti da un punto di vista per l'equilibrio ecologico, diciamo, dell'ambiente costiero. È tanto importante perché ad essa è associata un'elevata biodiversità. Le praterie di Posidonia sono aree di nursery, di rifugio per molti organismi. Ha un'elevata produzione primaria ed è anche un serbatoio di carbonio. Diciamo, e la sua struttura, la MAT, questo intricato intreccio di rizomi e di sedimento, svolge anche un ruolo importante nell'ambito della dinamica costiera, trattiene il sedimento, è una specie di trappola. E inoltre, diciamo, le foglie di Posidonia servono, e la MAT stessa servono anche a dissipare l'energia del moto ondoso, quindi diciamo, è una sorta di barriera naturale per i fenomeni dell'erosione costiera. Anche a fine vita la posidonia è importante perché le sue foglie morte spiaggiate creano questi ammassi che si chiamano banchette che costituiscono appunto anch'esse delle barriere naturali proprio per la difesa costiera. Tuttavia la posidonia oceanica, le praterie di posidonia oceanica sono in forte regressione. Lo sono in tutto il Mediterraneo, si stima una perdita del 34% negli ultimi 50 anni e sono in regressione anche in Italia. Perché sono in regressione? Per motivi naturali e quindi cambiamenti climatici e problemi di erosione, ma anche tanto per l'aumento, per la crescita delle pressioni antropiche, ma anche a volte però per una cattiva gestione della fascia costiera stessa. Esempi, come abbiamo sentito dall'ingegner Venditti, di pressioni antropiche che possono danneggiare la Posidonia sono l'inquinamento, ovviamente la pesca a strascico, gli ancoraggi, ma anche la costruzione o l'ampliamento dei porti, la posa di barriere o di cavi e condotte sottomarine. Tutto questo può danneggiare la Posidonia e ne determina quindi una perdita dell'habitat e a volte una frammentazione che è altrettanto grave.
Abbiamo capito che nell'ambito europeo questa specie, questo habitat, è comunque, ci sono delle direttive che se ne prendono cura. C'è la direttiva Habitat, e, attraverso diciamo, la creazione dei siti di interesse comunitario, delle zone specialmente protette da parte della Convenzione di Barcellona e la Convenzione di Berna. E da un punto di vista diciamo, sempre normativo ambientale, ormai le relativamente recenti normative che si occupano di mare, come la Water Frame e la Marine Strategy, riconoscono il ruolo e l'importanza di questo ecosistema proprio per valutare lo stato dell'ambiente marino. E in ultimo la Maritime Spatial Planning, come ci ha raccontato l'ingegner Venditti, è una direttiva che mira a organizzare, a dire quando e dove si possono però svolgere le attività in mare. Tuttavia ciò va fatto in maniera sostenibile e per cui cerca di coniugare tutti gli aspetti diciamo più ecologici e tiene conto dello stato e dell'importanza degli ecosistemi, ma anche gli aspetti socio-economici, perché come diceva l'ingegnere non ci si può fermare e basta. Quindi diciamo che occorre gestire. Allora, considerata la vulnerabilità di questo habitat, di questa specie, e soprattutto però considerando quella che è la sua natura, cioè la capacità di ricolonizzare ma molto lentamente gli ambienti, tutto ciò negli ultimi anni ha portato a pensare che questi aspetti potessero essere un po' aiutati e quindi sono stati avviati molti studi e alcuni sperimentali, altri più affermati, proprio sulla tecnica del trapianto, il trapianto come uno strumento che possa favorire e accelerare i processi di rigenerazione naturale. Però attenzione, è qui, perché il trapianto, e questo ci teniamo a dirlo come nell'ambito proprio anche del nostro stesso progetto, deve essere proprio l'ultimo dei tentativi per recuperare un ecosistema degradato, quindi a prescindere da quello che sarà l'esito del trapianto stesso, perché non deve essere assolutamente un alibi poi per uno sviluppo indiscriminato della fascia costiera. Ho una soluzione, quindi posso diciamo, impattare senza problemi. Beh, su questo non potrò che essere solo, diciamo, fare una carrellata, perché ci ha spiegato tutto l'ingegner Venditti. Ci sono delle opere che sono sottoposte a via e che individuano il trapianto proprio come una misura di compensazione del danno. E questo diciamo rispondendo appunto alla nuova direttiva europea sulla valutazione di impatto ambientale. In particolare poi la valutazione di incidenza, che fa riferimento all'articolo 6 della direttiva Habitat, ci dice che qualsiasi attività che possa interferire con lo stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000 dovrà essere sottoposta a valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza è articolata in 4 fasi. Soltanto alla fine identifica delle misure compensative, quindi soltanto quando non è stato possibile evitare il danno, quando non è stato possibile mitigare il danno o modificare anche un piano affinché il danno appunto non si generasse. Quindi l'ultimo step è quello dell'individuazione di queste misure compensative. Tutto questo soprattutto per quelle opere che hanno un elevato interesse pubblico e che quindi in un certo senso si devono fare. Allora, questo è lo schema di una procedura via. Noi lo chiamiamo un po' l'orrendogramma, ma non perché sia brutto o perché non sia giusto, è assolutamente giusto, solo che è molto complicato. Non lo dovete leggere, non abbiamo nessuna pretesa che sia letto da voi, però dovete guardare quante caselline, quanti passaggi e quanti colori, dove ogni colore rappresenta uno stakeholder e sono tanti, c'è il proponente, c'è il ministero e ci sono le autorità regionali, perché diciamo, ci sono le procedure via nazionali ma le procedure anche via regionali. Ci sono tutti gli organi coinvolti, c'è anche il pubblico,
che deve, si esprime proprio affinché un progetto di un proponente abbia la compatibilità ambientale. E poi avanti ancora, questo progetto è stato approvato, ha delle prescrizioni e anche esse, diciamo, hanno un lungo iter, così, proprio così come ci ha spiegato l'ingegner Venditti. Questo è il processo, questa è la situazione di oggi e tutto ciò che si può migliorare anche ai sensi della nuova direttiva. Noi ci siamo interrogati, quando abbiamo pensato a questo progetto legato ai trapianti di posidonia, se all'interno di ogni passaggio, quindi all'interno di ogni casella, e se gli stakeholder presenti, diciamo, che hanno ognuno un ruolo diverso nell'ambito di questo percorso, se tutto ciò fosse virtuoso, se tutto ciò fosse efficiente ed efficace a tutela poi dell'ambiente, nell'ambito appunto di opere che hanno la priorità di essere compiute. E così ci siamo posti un po' di domande, molto semplicemente, proprio per cercare di capire praticamente qual è il problema. Conosciamo il ruolo e la percezione, la consapevolezza e le necessità e i possibili conflitti che tutti gli stakeholder coinvolti in questa tematica? Forse no. C'è un'uniformità nell'eterogenea complessa legislazione italiana, nelle procedure VIA, regionali e nazionali, soprattutto nell'ambito di quelle regionali, abbiamo visto che tanto è stato fatto a livello nazionale, non propriamente. Esistono anche delle specifiche linee guida per la pianificazione e il controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure VIA regionali e nazionali, soprattutto per quei progetti che poi riguardano impatti su ambienti prioritari come Posidonia Oceanica? Qualcosa c'è, abbiamo visto, però magari non è specifico. E soprattutto, andando più nel tecnico, esiste chiarezza sulla potenzialità delle tecniche di trapianto e sulla loro sostenibilità, la sostenibilità delle tecniche e dei progetti di trapianto come misura di compensazione? Qui c'è un dibattito, diciamo, in corso. Esistono poi delle strategie di monitoraggio ottimale e soprattutto delle metodologie standard di campionamento per confrontare i dati, per confrontare le situazioni esistenti? No. Ma ancora, esistono degli strumenti intuitivi per migliorare la fattibilità, il controllo e la divulgazione accessibile a tutti i vari stakeholder coinvolti? Poco o quasi per niente. Conosciamo il valore economico dei servizi ecosistemici forniti dalle praterie di Posidonia Oceanica? Beh, ci si sta lavorando, si stanno acquisendo informazioni, ma anche questo è tutto ancora molto in itinere. E poi, che cosa sanno i cittadini sulle attività di trapianto? Ragionevolmente poco. Esiste un dibattito europeo sul discorso del trapianto per una buona governance dei trapianti? Qualcosa c'è, ma diciamo che sono mondi molto divisi e ci sono opinioni molto molto contrastanti. E infine poi, diciamo, il domandone più grande, tutti, ma proprio tutti gli stakeholder coinvolti lo sanno che la Posidonia oceanica non è un'alga, ma è una pianta che è marina, protetta da una direttiva Habitat. Qui abbiamo voluto essere vagamente, diciamo, ottimisti, soprattutto per la platea gremita che abbiamo davanti, quindi immaginiamo, sì, qualcuno lo sa, ma forse non tantissimi. Diciamo, a parte questo, quello che ci interessa capire è che fino ad oggi in Italia, per compensare i danni generati alle praterie di Posidonia Oceanica da opere infrastrutturali marine, sono stati spesi circa 10 milioni di euro e ancora si spenderà, abbiamo visto quante prescrizioni ci sono ancora relative a questi progetti. Però quello che è stato fatto, ci siamo chiesti, è stato un investimento risarcitorio in primis per l'ambiente, per l'ecosistema, ma anche per l'uomo che lo usa? E soprattutto, qual è stato l'esito di queste misure di compensazione? Beh, diciamo che il buon esito di un trapianto è legato a tanti fattori, alla fattibilità, alla modalità di realizzazione e soprattutto al loro controllo. Quindi, nell'ottica in cui volessimo pensare a dei
trapianti, come misure compensative che vadano sempre meglio, allora servono degli strumenti univoci, degli strumenti standardizzati e specifici, proprio per migliorare la governance, per migliorare tutto il percorso che abbiamo visto prima e assolutamente in ottemperanza a quanto ci chiede la nuova direttiva della VIA. E soprattutto servono degli strumenti che siano chiari e semplici e rivolti a tutti gli stakeholder coinvolti fino ad arrivare al cittadino. Questo è quanto vuole fare il Life Step Post, noi vogliamo contribuire a questo e di questo vi racconterà in maniera un pochino più dettagliata Tiziano